Bella gazzettari, nuovo video proletario in pausa pranzo qui per la Gazzetta. Ieri purtroppo non sono riuscito a fare il video per oggi, quindi rimediamo adesso in pausa pranzo. Anche perché, ragazzi, gli argomenti come sempre non mancano. L'ultima del giorno sono le dichiarazioni rilasciate dal pelatone di Braz, il buon vecchio Dana White, che è andato a parlare del possibile matchup di Israel Adesanya in seguito alla possibile, probabile, quasi certa difesa del titolo contro Cannonier di questo weekend. Infatti, ragazzi, che cosa ha detto il pelatone? Il pelatone, come già sapevamo, perché già era filtrata questa possibilità negli ambienti di UFC, non vedrebbe l'ora di fare un bel matchup, tutto soldi in tasca e hype, tra Israel Adesanya e Pereira, ragazzi. Anche perché il buon Alex è riuscito a sconfiggere Israel Adesanya per ben due volte, nonostante non abbia tantissimi incontri in UFC, ma neanche tantissimi incontri nelle MMA, se devo essere onesto con voi. Ha comunque un background di tutto rispetto, due volte campione di kickboxing, una volta nei medi, una volta nei massimi leggeri. Ovviamente atleta di alto status, quantomeno per quanto riguarda la kickboxing, e soprattutto, ragazzi, atleta che è riuscito a sconfiggere per ben due volte Israel Adesanya. Quindi chiaramente sono state due sconfitte arrivate in una promotion diversa e anche uno sport, fin dei conti, diverso, perché comunque la kickboxing non è le MMA. Però secondo me da queste due sconfitte possiamo partire come punto di partenza per un possibile incontro tra lui e Israel Adesanya. Come mai, ragazzi? Perché il pelatone ha detto che se Pereira riuscirà a sconfiggere Sean Strickland, ci sarà per lui, anzi verranno aperte per lui a doppia mandata le porte verso questa title shot. Un incontro contro Easy sarebbe sicuramente uno stand up game, ragazzi, perché non vedo né Israel Adesanya come un fighter che cercherebbe di portare a terra l'avversario, né tantomeno Pereira che cercherebbe di portare a terra Israel Adesanya. Quindi sarebbe sicuramente uno stand up game, sarebbe un incontro praticamente quasi da kickboxing con poche regole aggiunte per quanto riguarda le MMA. Però, ragazzi, secondo me non sarebbe un incontro simile ai due visti in precedenza, sia perché Israel Adesanya comunque sia ha dimostrato di essere migliorato molto, sia perché nonostante i due, dal mio punto di vista, non cercherebbero in un matchup di questo tipo di portare l'avversario a terra e quindi mantenendo lo stand-up game, secondo me sarebbe comunque sia un incontro differente, perché ci sono regole differenti, perché si combatte in maniera differente. Pensate anche alla distanza solitamente superiore nello striking per quanto riguarda le MMA rispetto alla kickboxing. Quindi secondo me sarebbe una cosa differente. C'è comunque da dire che il fatto che sia riuscito a sconfiggere Israel Adesanya per ben due volte, e in questo momento, escludendo Jan Blachowicz, è davvero uno dei pochissimi che può vantare questo palmarès. Secondo me Easy riuscirebbe comunque a portarsi a casa l'incontro in un matchup di questo tipo. Perché vi dico questo? Come vi ho già detto, sarebbe uno stand-up game? Sì, però le regole sono comunque sia diverse, il modo nel quale un match di questo tipo verrebbe affrontato dai due sarebbe differente rispetto a un match prettamente di kickboxing o Muay Thai. Due, l'esperienza accumulata da Israel Adesanya in un palcoscenico come quello della UFC, con tutte le difese al titolo che già ha avuto, col nome che si porta dietro, è sicuramente un vantaggio nei confronti del suo avversario, che sì, due volte campione di kickboxing a Glory, sì, tanta esperienza, ma comunque sia non esperienza a questi livelli, non esperienza in questa promotion, non esperienza con queste regole in questo sport. Quindi io vedo Adesanya come favorito in un matchup di questo tipo. Poi, ragazzi, chiaramente c'è anche da capire se riuscirà concretamente ad andare a battere Sean Strickland, perché Sean è sicuramente un fighter tosto. Non mi sta particolarmente simpatico, se devo essere onesto con voi, però sarà sicuramente un banco di prova interessante da affrontare. Però nel caso riuscisse a portarsi a casa la vittoria, ragazzi, questo sarà il prossimo match titolato che ci aspettiamo per i medi. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto considerando il fatto che è stato proprio lo stesso pelatone di Brazzer a dare il via libera a un'opzione di questo tipo, il che gli dà ancora più forza e rende il concetto ancora più coerente. Quindi fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Come sempre, non scordatevi di lasciare un bel pollicione in su per supportare il mio lavoro fatto di video per voi, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivando la campanella e le notifiche. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!